Ciao a tutti, oggi sono insieme a Luca ed Annalisa del Sentiero dell'Essere, con cui abbiamo creato, ormai da 2 anni, un percorso per formare coach certificati. In questo video vi spiegheremo esattamente come funziona questa scuola, se qualcuno di voi ha interesse ad iscriversi. Luca ed Annalisa, presentatevi, dite un po' di cosa vi occupate. Ciao a tutti, grazie Danilo per poter essere tutti insieme a raccontare qual è la nostra missione comune. Io sono Luca Capozza, sono un emotional coach e lavoro anche in ambito di educazione giovanile ed educazione infantile. Mi occupo di teatroterapia, quindi le sfaccettature del teatro in tutte le sue forme terapeutiche, e insieme ad Annalisa abbiamo una nostra associazione che si chiama Il Sentiero dell'Essere, dentro la quale è come aver avuto un momento di condivisione insieme anche a Danilo, perché già dall'anno scorso che è partita la scuola di coaching è come fosse parte nostra, quindi insomma siamo tutti insieme su questo lungo sentiero, il sentiero dell'essere. Buongiorno e benvenuti tutti, io sono Annalisa Chelotti, io sono una counselor psicologa e sono orientata soprattutto ai lavori con le persone riguardanti la risoluzione di traumi infantili, traumi prenatali, attraverso tutta una serie di metodologie che prevedono proprio un approccio più specifico, corporeo e somato-emotivo. E infatti siamo qui proprio per integrare tutto questo e quindi dare una visione anche più olistica dell'essere umano. Luca, ti chiedo, qual è la differenza tra questa scuola di coaching con le altre che già esistono? La differenza nasce da un'esigenza. L'esigenza è quella di insieme costruire terapeuti del futuro. Cosa si intende per terapeuti del futuro? Si intende terapeuti che non abbiano soltanto delle competenze tecniche, delle competenze mentali, ma terapeuti che abbiano sperimentato principalmente su di sé tutto il lavoro di osservazione che permette poi di poter trasmettere con una sorta di osmosi il proprio lavoro interiore applicato proprio alla terapia. Quando accade che ci si incontra di fronte, ci mettiamo di fronte a un terapeuta che ha fatto un percorso, in questo caso si parla di terapia di coaching, il coach potrebbe non essere sufficientemente allenato al lavoro su di sé, e questo può gravare molto sul risultato finale e sull'efficacia poi dell'aiuto all'assistito. Allora, che cos'è che noi facciamo? E qui nasce la differenza con le altre scuole, che insieme a tutto quella che è l'applicazione delle competenze che poi vengono anche messe in gioco attraverso delle sperimentazioni, c'è un'esperienza su se stessi, in particolare attraverso quella che è la mindfulness, quindi l'auto-osservazione. Allora, principalmente la nostra differenza è il pilastro del lavoro su di sé. Non possiamo prescindere da un lavoro interiore per la formazione di un terapeuta del futuro. Sì, un terapeuta che non lavora su di sé non è un vero terapeuta. Annalisa, invece a te chiedo, quali sono i temi del programma? Di cosa si parlerà in questo percorso? Ci agganciamo proprio a questa domanda precedente. Come facciamo a differenziare la nostra scuola di coaching dalle altre, in modo molto pratico? Lo facciamo introducendo all'interno del programma una serie di moduli specifici che riguardano proprio la mindfulness da un lato e l'auto-osservazione e l'allenamento alla presenza dall'altro, e li facciamo confluire attraverso proprio una serie di aspetti sia teorici sia esperienziali. La scuola appunto ha una componente molto importante da un punto di vista esperienziale, perché è difficile imparare il lavoro su di sé attraverso l'autosservazione solo da un punto di vista teorico. Quindi una buona parte del programma è orientata proprio all'apprendimento, alla sperimentazione, alla introiezione proprio della disciplina della mindfulness, che comprende una serie di pratiche formali e informali, si chiamano,
perché rientrano all'interno di un protocollo ufficiale fondato dal fondatore proprio della mindfulness, Jon Kabat-Zinn. E in questo modo le persone possono proprio fare esperienza diretta di che cosa significa essere presenti a se stessi e ai propri meccanismi. E questo è fondamentale da portare poi in una relazione terapeutica, in modo da poter essere lì con la persona, totalmente ancorati al proprio essere e non agire utilizzando delle tecniche, partendo proprio da degli spazi di personalità condizionati. Quindi questo è un aspetto basilare di questa scuola. Inoltre, ci sarà anche un aspetto importante che ci differenzia comunque rispetto alle altre scuole di coaching, cioè delle competenze che permettano proprio ai futuri coach di riconoscere quando è che di fronte c'è una persona che magari porta delle aree di fragilità connesse a vissuti del suo passato, soprattutto vissuti infantili, che bloccano di fatto, da un punto di vista molto inconscio, il lavoro di coaching, quindi il lavoro legato proprio all'emersione, no? Della propria essenza. E quindi quando è che è necessario eventualmente integrare questa relazione terapeutica, di relazione d'aiuto, con altre competenze che vadano proprio a fare dei lavori più psichici, più inconsci, più profondi. Questo è fondamentale perché notiamo che nel mondo della relazione d'aiuto manca moltissimo questa competenza, e quindi spesso i terapeuti o comunque coach o altri tipi di professioni non sono in grado di riconoscere tutto questo, e quindi questo crea anche frustrazione nei professionisti perché non riescono a comprendere bene come mai la terapia magari stagna. Tra l'altro, aggiungo soltanto questo piccolo pezzettino per quello che diceva Annalisa. Un'altra delle differenze della nostra scuola è quello di far incontrare poi professionisti formati nell'ambito del coaching con professionisti formati nel campo del counseling e permettere loro di diventare la coppia di terapeuti, per esempio. E questo diventa una specifica vincente per poter poi accompagnare un assistito in tutti i suoi aspetti fino alla realizzazione completa di sé. Quindi questa è un'altra particolarità, Danilo. Sì, invece con me si vedrà tutto quello che serve per fare il coach come mestiere, quindi tutta la cassetta degli attrezzi dalla A alla Z, che cosa serve per promuoversi, cosa serve per trovare clienti, ma una volta che abbiamo trovato dei QC a cui erogare delle consulenze, cosa fare con quel QC, quindi c'è tutto il dietro le quinte del mestiere del coach, fino a come gestire se stessi, come gestire i propri pensieri, come gestire sempre meglio le proprie emozioni, come creare dei cambiamenti duraturi nella vita del coach, quindi tutto quello che serve per fare bene questo mestiere. Integro una parte legata anche a quelle che sono le domande potenzianti e le leve motivazionali, che sono un punto anche importante di un terapeuta, perché il conoscere all'interno proprio della sua terapia d'aiuto quali possono essere i punti su cui poter far leva, perché chiaramente ognuno di noi ha un linguaggio differente, può essere determinante e fondamentale per poter poi arrivare all'efficacia chiaramente della terapia stessa. Quali sono, chi saranno più che altro gli insegnanti in questo percorso? Sì, allora, per quanto riguarda chi sono gli insegnanti, beh, qua ne abbiamo sicuramente tre, che siamo noi principalmente, ma oltre a noi ci sono dei moduli di approfondimento con personaggi che hanno chiaramente una valenza piuttosto importante. Parliamo per esempio di approfondimenti che sono legati ai temi che man mano durante i mesi affronteremo con professionisti esterni, perché anche in questo la nostra scuola si differenzia con le altre perché crea un ventaglio di opportunità e di sfumature, di sfaccettature variegato, in modo che ogni nostro corsista possa anche avere il contatto con altri professionisti e sperimentarsi con altri tipi di sfumature, sempre legate chiaramente agli ambiti e ai temi. Parliamo per esempio di Diego Ingrassia, che è un coach indirizzato e uno specialista per quanto riguarda la scuola di Paul Ekman, e quindi su tutte le emozioni, il campo emotivo.
La dottoressa psichiatra Erika Poli, che molti conoscono e con cui tra l'altro io e Annalisa lavoriamo per quanto riguarda la psicobiologia delle emozioni, ma non solo. Fabio Iacontino di Intelligenza Solis, che è specializzato su corsi di risveglio insieme a Salvatore Brizzi, e la giornalista Enrica Perrucchietti, per esempio, che è molto specifica sulla manipolazione della comunicazione e quali sono le insidie che si svelano rispetto proprio alle tecniche di manipolazione. Quindi, e non solo loro, chiaramente ce ne sono altri, il panorama è veramente molto ricco, quindi è una scuola ricca di nutrimento. Chiaro. Annalisa, quali sono gli sblocchi professionali per chi partecipa? Dunque, intanto dobbiamo fare un attimo una contestualizzazione normativa, proprio perché la professione del coach rientra, in una serie di professioni non ordinistiche, cioè significa che non c'è un ordine professionale, come invece accade per altre professioni come il medico, lo psicologo, l'ingegnere, eccetera. Di conseguenza dobbiamo fare riferimento alla legge numero 4 del 2013, che è una legge che è uscita proprio con l'intento di normare tutte queste professioni non ordinistiche, creando delle realtà, quindi degli enti proprio a livello nazionale che gestissero i cosiddetti registri professionali. Quindi sostanzialmente oggi esistono una serie di qualifiche professionali che non hanno un ordine, ma hanno un registro professionale nazionale all'interno del quale è obbligatorio essere iscritti. Quindi il coach rientra di fatto all'interno di questo tipo di professioni. Di conseguenza, una volta ottenuto il diploma professionale di coaching, all'interno della nostra scuola, che chiaramente è una scuola riconosciuta dallo stesso ente che certifica anche i professionisti, perché altrimenti saremmo appunto fuori dal contesto normativo. Ecco che allora il coach, il neo coach, può accedere direttamente al registro del coaching di uno degli enti che esistono a livello nazionale. Noi personalmente ci collaboriamo, ci appoggiamo da tanti anni ad Aspin, sia appunto per i registri di coaching, sia per i registri professionali di tutte le altre, degli altri indirizzi delle nostre scuole, e in questo modo il professionista è tutelato da un punto di vista anche normativo. Chiaramente l'iscrizione prevede l'obbligo poi di acquisire dei crediti formativi, che sono lo speculare proprio anche dei crediti, diciamo, sanitari, e quindi per mantenere poi l'iscrizione all'interno del registro è necessario comunque che ci sia un certo tipo di formazione continua e di aggiornamento continuo, come è corretto che sia proprio nelle relazioni di aiuto, che prevedono comunque un upgrade continuo sia di lavoro su di sé sia di formazione. Annalisa, ti chiedo come funziona il percorso? Se una persona soprattutto lavora durante la settimana, le lezioni quando si terranno? Dunque, noi prevediamo tutto, tutti i problemi, ci pensiamo prima e li risolviamo prima. Noi, per agevolare appunto le persone che lavorano, abbiamo strutturato un programma che prevede un impegno tendenzialmente all'interno del weekend oppure serale. Dunque, la scuola di coaching tendenzialmente dura da ottobre a luglio, quindi è più o meno un'annualità scolastica, se vogliamo. Prevede un primo modulo che dura da ottobre a dicembre e che contiene appunto 8 incontri serali una volta a settimana su Zoom. E questo modulo è il modulo base proprio per acquisire gli strumenti della mindfulness di cui abbiamo parlato prima. Da gennaio poi fino a giugno abbiamo un impegno che prevede un weekend al mese, sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno. Più alcune serate di forum di approfondimento, appunto, come abbiamo già accennato, sempre ovviamente su Zoom. Il weekend di giugno sarà dedicato anche all'esame finale, perché essendo una qualifica professionale, comunque deve prevedere obbligatoriamente anche una prova che permetta a noi docenti comunque di riconoscere la comprensione, l'acquisizione, l'esperienza interna proprio di tutto il programma.
E tutte queste lezioni sono usufruibili tendenzialmente o su Zoom o in presenza a Torino, nella nostra sede, che in realtà è nel comune di Collegno. Le lezioni sono interamente videoregistrate e quindi rimangono per gli allievi, in possesso degli allievi per sempre, quindi questo è un grandissimo valore aggiunto che abbiamo riscontrato già negli anni precedenti per le persone. E infine, all'interno del programma è prevista un'esperienza evolutiva fondamentale che rappresenta un'ulteriore differenza rispetto ad altre scuole di coaching per quanto riguarda il nostro approccio, ossia un intensivo residenziale che è proprio la conclusione finale del percorso a luglio di 4 giorni. All'interno del quale tutti gli allievi staranno tutti insieme anche, come diceva, accennava prima Luca, ad allievi che hanno partecipato ad altri rami professionali del sentiero dell'essere, quindi i counselor, i naturopati e gli operatori olistici, operatori mindful Reiki. E in questo modo, all'interno di questo intensivo, faremo delle esperienze molto potenti, prima di tutto di role playing, di scambio e di simulazioni, ma anche di coltivare proprio ognuno un'esperienza di coscienza di gruppo, coscienza di comunità, nel senso che lavorare tutti quanti insieme per un unico scopo rappresenta la base poi coscienziale anche del terapeuta del futuro. Quindi non vederci come singoli isolati che fanno un lavoro da soli, ma vederci anche come una rete, a volte anche invisibile, di guerrieri che sono orientati tutti quanti allo stesso scopo. Quindi questa è un po' la struttura. Ottimo. Io concludo dicendo che se una persona vuole iscriversi e vuole avere maggiori informazioni, può candidarsi dal link che trovi in descrizione di questo video. Atterrerà su una pagina dove può rilasciare i suoi dati e lì verrà poi contattato da voi e potrà farvi tutte le domande che vuole. Capire, come è organizzato tutto il percorso, piuttosto che fare altre domande se ha dubbi e perplessità. Quindi, per chiunque volesse iscriversi, basta semplicemente cliccare sul link che trovate in descrizione. Grazie mille a chiunque ha visto questo video e se sei interessato, prenota la tua telefonata con Luca e Annalisa. Ciao a tutti! Ciao a tutti e grazie mille per la vostra attenzione consapevole. Ciao a tutti e vi aspettiamo come coach dell'essere. A presto.